Da quattro secoli praticamente. La mia famiglia fa vino a vignale dal 1600. Io sono l'ultimo rampollo, l'ultimo dei moicani, perché i miei figli non fanno vino. Davvero? Come la vivi? Benissimo, perché conto di vivere a lungo e continuo a piantare vini e fare progetti. Tanto li faccio per la passione che ho, quindi nell'età non me ne frega niente. Il vino più importante, il vino più grande del mondo è il Vignolino. Il Vignolino è il più grande vino del mondo perché lo bevi con qualsiasi cosa. Non c'è toccato il Grignolino. No. Io lo bevi con la pizza, con i frutti di mare, con l'arrosto, col pane salame, lo bevi qua. Quello di cui sono più, a cui sono più affezionato è l'Anarchico, perché è una vecchia vigna di mio zio, che è diventato il fratello di mio nonno, che era un anarchico. Quando è tornato alla guerra di Spagna, quindi nel 39, è un grignolino di carattere, è un grignolino con macerazione a capo intero, raspi, non di raspato, bello tannico, un grignolino. La disarmonia per eccellenza. Poi la barbera è quello che da noi i vecchi viticoltori chiamavano il latte della mamma, perché è il primo vino che bevono i ragazzini quando iniziano figli dei viticoltori, poi è il vino popolare la barbera, il vino per tutti i pasti, il più consumato, il vino più, era quello che ti offriva il viticoltore quando una persona importante andava a parlare, ti offriva il vino lì. Poi la barbera mangiava. Parlando di ragazzi, secondo me perché i ragazzi dai 30 anni in poi, dai 30 anni in giù consumano meno vino? C'è uno studio, più giovani. È vero, è una cosa che c'era, è in controtendenza adesso. Ti dirò, noi abbiamo un agriturismo. Negli ultimi anni ho avuto modo di vederlo a controtendenza. Sono i giovanissimi che vengono a cercare il vino, non i trentenni, i quarantenni, dai 18 ai 25. E in quella media lì il 70%, 60% sono donne, meno i maschietti. Le donne sono più curiose e più ricercatrici di vino. Figo.